Quando si parla di evoluzione e di biologia in generale, sicuramente una delle parole più importanti è specie, anche se il suo significato e la sua definizione sono paradossalmente così poco chiari. Spoiler, neanche i biologi lo sanno sempre di preciso. Entro la fine del video capirete perché. Ma partiamo dal principio. Quando è nato il concetto di specie? Il concetto di specie è molto antico, ma è nato con un significato diverso da quello odierno. Coloro che ne sanno di filosofia probabilmente saranno inorriditi dalla mia prossima spiegazione, ma passatemela per far capire dove voglio andare a parare. Già nell'antica Grecia ne troviamo riferimenti, in particolare Aristotele utilizzava un sistema di classificazione delle cose che sfruttava un nome generico e uno specifico. Ad esempio, nella frase «il sole è un astro», Sole è il nome specifico di ciò di cui stiamo parlando e astro quello generico. Aristotele quindi lo utilizzava per indicare non solo esseri viventi, ma anche minerali, corpi celesti e molto altro. Se ci pensate, in senso comune la parola specie viene utilizzata anche oggi per indicare sia esseri viventi che oggetti inanimati. Per specie si intende un gruppo di cose accomunate da qualcosa, diciamo pure un sinonimo della parola tipo. In ambito scientifico, però, il termine specie è riferito a esseri viventi. Aristotele stesso, nei suoi studi, creò dei gruppi di viventi dello stesso tipo, della stessa specie, solo sulla base della loro somiglianza morfologica, cioè la somiglianza delle forme e delle strutture, che è quello che è avvenuto in biologia fino all'avvento delle analisi molecolari e del DNA. Per quanto riguarda poi il nome di una data specie, fino a prima di Linneo non c'era una vera e propria codifica, perciò quello che si faceva era scrivere una breve descrizione in latino. Come potrete intuire, la cosa ha portato alla descrizione di una stessa specie da parte di più scienziati e un disordine considerevole. Linneo ebbe la geniale intuizione di riprendere il metodo aristotelico di nomenclatura per mettere ordine, anche se non fu il primo. Quasi un secolo prima, infatti, ad inizio 600, Bowen aveva introdotto in ambito scientifico la cosiddetta nomenclatura binomia, anche se non si era spinto tanto in là quanto Linneo. Per farvi capire, molti nomi ancora in uso oggi sono di Linneo. Come il sistema di Aristotele, la nomenclatura binomia è composta da un nome generico, cioè il nome del genere di appartenenza della specie, e da uno specifico, che insieme formano il nome della specie. Quindi, ad esempio, il lupo è Canis lupus, dove Canis è il genere, lupus il nome specifico e Canis lupus il nome della specie. Ma quindi, in biologia, che cos'è una specie? La definizione più famosa è la seguente. Una specie è un insieme di organismi in grado di riprodursi tra loro e di dare origine a prole fertile. Ad esempio, intuiamo che asino e cavallo sono due specie differenti perché essi possono sì riprodursi, ma la loro prole, mulo e bardotto, sono sterili. Esistono casi di altri incroci in cui solo una parte della prole è sterile. Anche in quel caso, le specie progenitrici sono considerate differenti perché tutta la prole deve essere fertile. È il caso di tigre e leone, che se si incrociano danno un ligre o un tigone a seconda dei genitori, di cui però i maschi sono sterili, quindi non sono considerabili come specie. Questa definizione funziona se si parla di animali, e non è comunque di certo facile verificarla, ma se si esce da questo gruppo, ecco che cominciano i problemi. Organismi in grado di riprodursi tra loro significa che la riproduzione deve essere sessuata, ma non tutti i viventi la praticano. I batteri, ad esempio, si riproducono per riproduzione asessuata, non hanno cioè bisogno di un secondo individuo per generare figli, possono farlo da soli, e possono scambiarsi materiale genetico con un processo chiamato coniugazione anche tra individui di gruppi differenti. Tuttavia, è possibile distinguere insiemi di organismi con caratteristiche in comune anche nei batteri. La definizione che abbiamo introdotto quindi non funziona per i batteri, che sono un gruppo molto ampio. Un altro problema, sempre legato alla riproduzione, salta fuori se cominciamo a considerare i fossili. Come possiamo verificare la fecondità tra due mucchietti di ossa? Come possiamo, con la nostra definizione, decidere se due fossili sono parte della stessa specie oppure no? Infine, bisogna considerare il gruppo delle piante. Le piante fanno quello che gli pare. Possono ibridarsi tra loro dando prole fertile, possono subire una duplicazione del DNA senza grosse conseguenze, mentre sarebbe drammatico per gli animali, possono addirittura autofecondarsi. Anche in questo caso, la nostra definizione di partenza fallisce. Nel corso degli anni, alla luce di nuove scoperte, sono state enunciate altre definizioni per il termine specie, di cui io ve ne citerò solo due che possono aiutarci a capire gli esempi che vi ho fatto. La definizione di specie dal punto di vista morfologico
ci dice che una specie è un insieme di organismi morfologicamente simili tra loro e distinguibili da altri insiemi analoghi. Questa definizione ci dice quindi di guardare alle strutture e alle caratteristiche fisiche degli esseri viventi e ci viene quindi in aiuto per tutti e tre gli esempi. Guarda come sono fatti e raggruppali secondo le somiglianze. Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi, ma è necessario nei moltissimi casi in cui la prima definizione non è efficace. Un'altra definizione importantissima è quella dal punto di vista filogenetico, cioè evolutivo. Una specie è un insieme monofiletico di organismi che evolvono in maniera unitaria, che tradotto sarebbe: questi organismi, per poter essere raggruppati insieme, devono discendere da un unico antenato comune e evolversi allo stesso modo. Come avrete potuto intuire, il concetto di specie non è così semplice come potrebbe sembrare e non può essere preso sotto gamba. Ecco spiegato il perché neanche i biologi sanno sempre che pesci prendere. Ciao, io sono una biologa e mi piacerebbe condividere la passione per la biologia con gli altri. Se questo video ti è piaciuto e non ti ha fatto pentire di esserti evoluto in modo che ti fosse possibile guardare video su YouTube, lascia un mi piace, condividilo e commenta qua sotto. Se hai qualche domanda o un argomento di cui vorresti che io parlassi, scrivimelo qua nei commenti. Grazie per aver guardato il video. Alla prossima!